Ispirazioni esotiche o rubate al mondo dello sport o alla strada, spazia lo sguardo degli stilisti alla ricerca di segnali per interpretare il presente o anticipare il futuro, mentre Milano Moda Donna si appresta a chiudere i battenti. Un viaggio in Giappone 4 mesi fa, un'atmosfera particolare capace di suscitare emozioni e ispirare una collezione, è quella di Gabriele Colangelo. La collezione poi si ispira ad una tecnica tipica del Giappone, la tecnica della fabbricazione delle ceramiche, legata quindi anche alla cerimonia del tè, che è la ceramica raku. Quindi un tema solitamente legato ai movimenti organici della materia, lavorando io molto sulla sperimentazione tessile delle materie stesse e per cui ho trovato proprio in questo tipo di ispirazione, non solo iconografica, ma in realtà poi reale, lo spunto di partenza per la mia collezione. E se l'ispirazione arriva da lontano, più che mai oggi essere Made in Italy conta per vincere la sfida sui mercati internazionali. Il Made in Italy è assolutamente un elemento fondamentale, tutte le operazioni vengono realizzate in Italia, dall'acquisizione dei materiali fino alla confezione e alla produzione stessa. E ad oggi comunque rappresenta ancora un quid, un valore aggiunto che sicuramente ci distingue rispetto ad altri, rispetto anche ad un'avanguardia giovane che esiste anche in altri paesi, ma che in Italia per l'appunto è legata a questa tradizione di sartoria e di qualità che comunque ci contraddistingue. Giochi di luce, bagliore di pietre per la collezione firmata Ermanno Cervino, che ai politici non le manda dire. Di tech ispirata al panfilo più glamour degli anni 60, il Cristina, sfila la donna per la primavera estate 2014. Il canvas è l'elemento portante insieme a lino e denim accoppiati con la duchesse e il raso, kilt rinnovati con pieghe origami e camoscio per gonne, abiti e top color khaki, tutto illuminato da cristalli e pietre, abiti lunghi sono ispirati ai caftani nei cotoni e nelle sete, mini dress in chiffon plissé irregolare nelle diverse nuance dei verdi, abiti longhette con ricami dai fiori multicolor. Sul fronte più strettamente economico, Ermanno Cervino osserva che la ripresa del mercato interno non c'è. Non credo che la nostra clientela improvvisamente sia diventata povera. Spaventata sì, perciò abbiamo un mercato interno estremamente spaventato, un mercato esterno estremamente che recepibile e recepisce. Il prodotto Made in Italy. Ci sono paesi come la Cina che comprano per innamoramento e non per costo. Una battuta, lo stilista la riserva alla politica assente da settore. La politica della moda non se ne occupa. Non vediamo mai, al di là di pochissimi politici che vanno alle sfilate, magari vanno a vedere l'automobile nuova, vanno in gruppo, in sfilata sono i primi a non venire, al di là di Matteo Renzi che è venuto senza la paura di essere tacciato per quello che va a vedere le gambe delle modelle, ma considerando la moda, mercato tessile fattura il doppio dei metalmeccanici. Lusso sì, ma che guarda allo stile della strada per una collezione che vuole essere leggera di giorno e di forte impatto la sera. In passerella denim e giacche in pelle che diventano i nuovi blazer, che si alternano a gonne in raffia dagli ampi volumi. Fasce elastiche modellano le gonne e segnano le silhouette di shorts e top in contrasto con i gilet dal taglio morbido. La t-shirt si reinventa a capo di lusso, soprattutto nelle stampe floreali Versace, mentre nella versione heavy metal sembra preannunciare il World Tour 2014 della Maison. Gli stessi ganci metallici che allacciano i blouson nelle giacche e negli abiti si aprono inaspettatamente, lasciando intravedere il corpo. Il metal mesh ritorna protagonista, tagliato a triangolo e annodato al collo, in versione abito t-shirt o come il lungo strascico. Composizioni di catene con la medusa diventano il nuovo accessorio da giorno e impreziosiscono gli abiti in tulle da sera. La nuova borsa alla palazzo è totalmente destrutturata e può essere arrotolata e tenuta in mano. Contro il grigiore della vita moderna, l'allegria è il colore di Braccialini. Allegra e colorata, così Carla Braccialini, signora delle borse scultura, descrive la sua collezione per la primavera estate 2014. Una linea che sembra nascere da una passeggiata di primavera tra prati e boschi colorati, protagonisti assoluti i fiori che attraverso la cura dei dettagli e la generosità nei materiali danno forma all'arte dei maestri artigiani fiorentini.
Noi siamo nati per fare cose differenti, molto artigianali, molto manuali, e molto creative. Di conseguenza la base dei fiori c'è sempre stata in tutta la mia vita. Petali, corolle e steli in pelle prendono vita sulle borse dalla comoda portabilità o come stampe su tessuti jacquard. Le sacche morbide dal taglio essenziale fanno da base per inedite proposte di colore che spaziano dalle tonalità più delicate alle tinte più decise, fino ai modelli più strutturati in bianco e nero, glamour e aristocratici. La prossima estate ci saranno i colori tenui, soffici, leggeri, il giallino, il menta, il colore cipria, naturalmente i beige, eccetera. Però ci sono anche colori forti. I temi, novità della stagione, un classico della tradizione Bracciolini, sono come sempre tre: un colibrì posato su una borsa fiore, un camaleonte dai mille riflessi colorati e un sorprendente omaggio all'allegria degli anni 50. La mitica ape degli anni 50, e chi ha l'età mia, anche un pochino più giovane, se la ricorda bene. Allora, quest'anno l'abbiamo fatta, realizzata in pelle. Ci sono degli inserti in metallo fatti in fusione e naturalmente i fiori, perché è una caratteristica di Firenze e della Bracciolini. Onori e oneri della notorietà, ma quando si tratta di difendere gli animali sono in tanti a scendere in campo, come Elisabetta Franchi, che ha aperto le porte della sua azienda di Bologna ai cani. Credo che chi riesce a crearsi un minimo di notorietà in questo paese dovrebbe parlarne. A volte non se ne parla perché magari non tutti sono amanti degli animali, sono delle creature straordinarie, hanno un'anima, gli manca la parola. E quindi non si può non aiutarle. Io nel mio piccolo, per quel poco che mi posso essere fatta conoscere, cerco di parlarne ovunque, quasi a diventare noiosa. Hanno diritto al rispetto. Questo per quanto vale sia il cagnolino, che magari è l'oggetto di famiglia o il bambolino mai avuto nella casa, ma anche per quanto riguarda gli altri animali. Perché uccidere un lapenne per coprirsi? Ci sono pellicce ecologiche che anche chi è addetto ai lavori fa fatica a riconoscere come tali. Perché? E per oggi è tutto, ci vediamo domani con il TG Moda della DN Kronos.